Ciao, sono Fabio Porfidia, sono docente di illustrazione alla Super Scuola d'Arte Applicata del Castello Sforzesco e l'APIS, la Social TV, e vi mostrerò adesso qualche trucco del mio mestiere. Il primo trucco che vi faccio vedere è come andare a colorare un'immagine scansionata. Quindi creerò un nuovo livello e inizierò a colorare. Il problema qual è? Il problema è che sto sovrapponendo il colore al disegno e io non voglio che questo avvenga. Quindi cosa faccio? Metterò il colore su un livello sotto, quindi più in basso rispetto al mio disegno. Chiaramente il disegno non è trasparente. Se voglio renderlo trasparente, dovrò mettere questo livello in moltiplica. A questo punto posso tranquillamente andare a colorare sotto senza che il disegno venga in qualche modo compromesso. Secondo trucco, voglio mostrarvi come andare a far emergere un personaggio o un oggetto che io ho dipinto su uno sfondo scuro. Posso rimediare mettendo una cosiddetta rim light, ovvero una luce secondaria da dietro che va in qualche modo a definire quello che io ho fatto. Supponiamo quindi che la provenienza della fonte luminosa sia questa e quindi in questo modo sto andando a evidenziare dei dettagli che altrimenti avrei perso. Come vedete mi sta facendo emergere molto il personaggio. Come dare velocemente delle tonalità a un'immagine che io ho realizzato. Realizzo l'immagine in scala di grigi, dopodiché in un secondo momento sopra a tutta l'immagine andrò a mettere un livello di mappa sfumatura. Per me potrebbe avere senso dare un valore giallo alle parti più luminose, un rosso per magari quelle intermedie e per le parti più scure magari un violaceo. Come vedete in 4x8 ho creato un'atmosfera per la mia immagine. A questo punto io posso integrarla a quello che ho realizzato sotto dandogli un'opacità differente oppure cambiando anche la modalità del livello per andare a creare l'atmosfera che io voglio. Come andare a colorare attraverso le selezioni. Se volessi andare a colorare questa spallina, con il mio lazzo andrò a selezionare l'area interessata. Adesso ho quest'area che è interamente selezionata e vediamo un po' cosa succede. Nel momento in cui vado a dipingere, sto dipingendo solo questa zona. Quindi è molto comodo nel momento in cui volessi fare delle sfumature su delle aree, ad esempio a questo punto io mi dedicherò alla gestione dei chiariscuri e non dovrò più preoccuparmi del fatto che potrei uscire da quest'area. Tutto chiaro? Bene, se vi è venuta voglia di illustrazione, allora vi aspetto sui canali della nostra scuola, quindi la pagina Facebook o il nostro sito.